Dopo il grande successo di Roma, Alice Lost Inside You arriva qui a Napoli. Roma 550.000 spettatori in soli 4 mesi, un successo indimenticabile e soprattutto un riconoscimento indimenticabile perché nel 2023 ricordiamo che Alice è stato premiato come miglior evento italiano dell'anno. Lux Eventi e la produzione appunto di This is Wonderland producono appunto delle manifestazioni aperte a tutte le generazioni, sicuramente più adatte al mondo delle famiglie, ma non solo, e nelle quali prendiamo uno spunto, prendiamo in prestito dei personaggi della letteratura, perché appunto Alice come Pinocchio a Roma, Peter Pan che stiamo per preparare a Milano, sono appunto classici della letteratura del 1800 che noi abbiamo preso in prestito. Prendendo cosa però? Soltanto i personaggi, perché in realtà poi le storie le riscriviamo, le musiche le riscriviamo e diamo una nostra interpretazione. Per esempio, Alice troverete una morale, una favola importante, perché praticamente le persone verranno, rivivranno tutto il parco, non trovando in realtà la protagonista Alice. E perché non la troveranno? Perché nello spettacolo finale capiranno che tutti i grandi che sono già stati qui, come dice il Bianconiglio, sono già stati da Alice perché sono già stati bambini. Sono chiamati a rivivere, quindi Alice è persa dentro loro perché sono chiamati a cambiare il mondo, a tornare a vederlo con gli occhi dei bambini per renderlo migliore. Quindi è una rivisitazione della favola, di un grande classico della letteratura che speriamo che a Napoli abbia lo stesso identico successo che a Roma e che siamo sicuri piacerà a tutto il pubblico partenopeo e campano. Sono venuti ben 150 cinesi da Zigong in Italia, li abbiamo portati e per produrre una scenografia del genere con 1 mese riescono a mettere a terra quelle che sono le nostre idee, i nostri disegni, la nostra fantasia. Noi come Lux produciamo anche Balloon Museum, che è stato qua a Napoli, è appena finito. È un po' il nostro modo nuovo di vivere appunto un'exhibition, appunto che sia diventi interattiva, che diventi coinvolgente, quindi l'arte intesa come qualcosa in cui entrare, qualcosa in cui vivere. Uno dei nostri claim, delle nostre manifestazioni è proprio vietato non toccare, proprio perché ci piace che comunque le persone entrino a far parte dell'opera, dell'exhibition, della mostra e quindi della storia.